Ad oggi, l'unico mezzo per andare nello spazio sono i missili. Tra non molti anni potrebbero esistere dei modi nuovi e davvero strani per uscire dall'atmosfera terrestre. Insomma, come altro definire ascensori spaziali? Mongolfiere e catapulte spaziali? Sarà tutto vero? Andiamo a scoprirlo! Ecco 10 nuovi modi per raggiungere lo spazio. 1. La catapulta. La chiamano catapulta, ma in realtà è una gigantesca centrifuga che gira a tutta velocità. Velocità così elevate che ogni lancio di questa catapulta sarà sparato in orbita all'incredibile velocità di 4.800 km/h. Questa tecnologia è stata testata dalla NASA che, alla fine, l'ha giudicata troppo inaffidabile, restando così fedele ai cari vecchi missili. Il problema maggiore di questa catapulta da fantascienza è l'attrito con l'aria, la cui forza impedisce al carico di superare indenne tutti gli strati dell'atmosfera. 2. L'ascensore spaziale. Proprio così, un vero ascensore che dovrebbe partire dalla Terra e raggiungere l'orbita. La sua destinazione potrebbe essere un asteroide o una stazione spaziale e sarebbe sostenuto da 4 o 6 enormi tiranti. Vorrei vedere. Questi immensi cavi verrebbero fissati a terra dentro una struttura alta qualcosa come 48 km. L'ascensore funzionerà connettendo diverse piattaforme alla velocità di migliaia di chilometri orari. Queste piattaforme sarebbero sistemate sia nell'atmosfera esterna che in orbita. Vuoi sapere la cosa straordinaria sull'ascensore spaziale? L'idea risale addirittura al 1895. Fu uno scienziato russo, Konstantin Tsiolkovsky, il primo a suggerire una simile struttura. 3. Una mongolfiera. Ora nessuna tecnologia rivoluzionaria, solo un classico pallone aerostatico, alimentato ad elio e capace di oltrepassare l'atmosfera manovrato da 2 piloti e con fino a 6 passeggeri a bordo. Il viaggio, della durata di 6 ore, costerebbe circa $75.000 a persona. Questa idea, però, ha parecchi svantaggi. Terminato il viaggio, la mongolfiera si ritroverebbe a più di 480 km di distanza dal punto di partenza a causa dei venti. Inoltre, servirebbero almeno 2 ore perché il pallone raggiunga lo spazio esterno. Per fare un paragone, un odierno missile arriva oltre l'atmosfera in soli 4 minuti. 4. Un anello orbitale. L'anello orbitale funzionerebbe grazie a un principio simile a quello dell'ascensore spaziale. In pratica si tratterebbe di un gigantesco anello costruito tutto attorno al pianeta, connesso a varie stazioni a terra. All'interno di ciascuna stazione, ascensori velocissimi consentirebbero ai visitatori di raggiungere l'anello in orbita. La struttura verrebbe costruita direttamente nello spazio, portando sui materiali. Sfortunatamente, questa idea è al momento irrealizzabile, dati gli enormi costi di costruzione. Si parla invece della possibilità di costruire anelli orbitali attorno alla Luna, o forse addirittura su Marte, nel caso un giorno dovessimo colonizzare territori fuori dal nostro pianeta. 5. L'uncino spaziale. Immagina un enorme amo da pesca, anzi, più che enorme, che si estenda fin fuori la nostra atmosfera, o almeno nelle sue regioni più esterne. Sarebbe come una versione in miniatura dell'ascensore spaziale. Il principio di base è più o meno lo stesso. Solo che invece di ancorarlo a terra, l'uncino resterebbe appeso a mezz'aria. Non servirebbe quindi la torre di collegamento a terra. Servirebbe invece un razzo che trasporti carico o passeggeri all'estremità dell'uncino, il quale poi farebbe da tunnel per condurre tutto il carico verso la sua estremità opposta nello spazio. 6. Un aereo. Forse un giorno vedremo in servizio aerei ipersonici, in pratica una via di mezzo tra un aereo di linea e un missile in grado di arrivare nello spazio. L'aereo avrebbe una riserva di ossigeno liquido, che darebbe al motore una spinta degna di un razzo spaziale. L'aereo raggiungerebbe velocità impressionanti. Al rientro, invece, il motore tornerebbe ad essere quello di un normale aereo jet. Un aereo del genere sarebbe in grado di collegare Sydney e Los Angeles, distanti oltre 12.000 km, in meno di 3 ore. Per capirci, un normale aereo di linea oggi impiega più di 14 ore per coprire la stessa distanza. 7. La fontana spaziale. Una fontana spaziale somiglierebbe all'ascensore spaziale, solo senza ascensore. Ci sarebbero stazioni orbitanti e stazioni a terra. Quelle a terra sarebbero grandi stanze a forma di U, e anche quelle in orbita avrebbero la stessa forma, ma sarebbero capovolte. Le stazioni si manterrebbero in orbita grazie al lavoro di milioni di piccoli magneti sparati dalle stazioni di terra. I magneti tornerebbero poi a terra e di nuovo rilanciati in un ciclo continuo. Nel frattempo, degli acceleratori elettromagnetici sistemati nelle pareti delle stazioni di terra invierebbero il carico fino in orbita. Un progetto davvero affascinante, quasi artistico, ma purtroppo richiederebbe enormi quantità di energia.
Facile capire perché. Supponendo che la stazione in orbita si trovasse a 1930 km di distanza dalla superficie della Terra, per alimentarla servirebbe l'energia di un'intera metropoli. Che ne dici? Ti piace di più l'idea di andare in orbita con un ascensore spaziale o con la fontana? Fatti sentire nei commenti qui sotto. 8. Un cannone spaziale. Come dice il nome stesso, si tratterebbe di una macchina in grado di sparare il suo carico fin nello spazio. Una delle idee è di costruire una capsula proiettile lunga 1100 metri e piazzarla da qualche parte sotto il mare, lungo l'equatore. L'unica parte visibile dell'intera struttura sarebbero la bocca e la piattaforma che servirebbe a mantenerla sotto il livello dell'acqua. Se venisse realizzata, si potrebbe inviare un carico nello spazio a soli 500 dollari al chilo. Lo svantaggio? Beh, uno solo. Non si potrebbe viaggiare nello spazio in questo modo. La compressione e lo sparo sarebbero troppo potenti perché un essere umano possa sopravvivere. Spiacente, sarà per la prossima volta. 9. Un loop di lancio. Questa immensa struttura verrebbe costruita usando cavi magnetici ricoperti di materiali protettivi speciali. Entrambe le sue estremità verrebbero saldamente ancorate a terra, mentre il centro della struttura si troverebbe in alto nei cieli, un po' come un gigantesco ottovolante. A percorrere la struttura ci sarebbe una specie di treno spaziale, che una volta raggiunto il centro del loop si troverebbe già nello spazio. Naturalmente una struttura simile verrebbe a costare una vera fortuna. 10. Un accumulatore di massa. Detto anche catapulta elettromagnetica, questo ingegnoso sistema di trasporto somiglierebbe al già esistente treno Maglev. Non avrebbe cioè le ruote, ma leviterebbe di pochi centimetri dai binari grazie a cuscinetti magnetici. Il treno, chiamiamolo così, si sposterebbe all'interno di un tubo la cui sommità raggiungerebbe lo strato più esterno dell'atmosfera. L'intera struttura verrebbe ancorata a terra da possenti travi metalliche. Se questo progetto venisse realizzato davvero, un viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, ISS, costerebbe solo 5.000 dollari, anziché gli attuali 60-80 milioni di dollari. Wow! Impressionante davvero! Ma se uno non volesse aspettare e volesse invece viaggiare nello spazio ora e subito? Beh, in tal caso ho delle idee. Per esempio, puoi candidarti per partecipare alla missione Mars One. L'idea era di cercare volontari per stabilire la prima colonia umana permanente sul pianeta rosso. Un'idea che però aveva due grossi svantaggi. Tanto per cominciare, era un viaggio di sola andata, non era previsto un ritorno sulla Terra. E per giunta, l'organizzazione che aveva promosso la missione ha dichiarato bancarotta a gennaio del 2019, dopo che non sono riusciti a raccogliere i 6 miliardi di dollari necessari per l'intera avventura. Un'altra opzione, quindi, potrebbe essere un viaggio sui voli di linea spaziali della Virgin Galactic. Questo incredibile velivolo è stato inaugurato nel dicembre del 2018 e presto potrebbe trasportare i primi turisti spaziali fino ad altezze comprese tra gli 80 e i 96 km. Da lassù, più che di turisti, potremmo già parlare di veri e propri astronauti. Gli svantaggi? Beh, anzitutto il viaggio durerebbe solo 2 ore e mezza e per partire dovrai come minimo vendere casa tua, visto che il biglietto costa 250.000 dollari a persona. Se non te la senti di spendere una fortuna per una rapida occhiata al nostro bellissimo pianeta azzurro, allora puoi rivolgerti ad una compagnia di spedizioni spaziali e far mandare qualcosa a cui tieni su nel cosmo. Di solito una spedizione verso la Luna costa circa 1,2 milioni di dollari al chilo. Ma se userai i servizi di spedizioni, inviare una tua foto o qualcos'altro che ti è caro fin sulla superficie della Luna, ti costerà molto ma molto di meno. Per finire, potresti semplicemente diventare un astronauta. Loro sì che hanno tutto il diritto di ammirare il nostro pianeta da lassù. Facile, no? Sì, come no. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Eccoti altri video che sicuramente ti piaceranno. Scegli quello a sinistra o a destra, proprio qui. Resta con il lato positivo.